Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale, siamo pronti a partire, siamo in viaggio verso una nuova destinazione, il primo viaggio del 2022. Quindi adesso un paio di autostrade per raggiungere la destinazione, che non vi dico qual è, ma vi mostrerò nel momento in cui siamo arrivati. Quindi ci vediamo dopo, ciao ragazzi. Naturalmente in compagnia della mia dolce metà. Ciao! Ed eccoci arrivati a Soave. Soave è il terzo paese del polo turistico di Verona, dopo Verona stessa e il lago di Garda. Famoso per i suoi vini e per il castello Scaligero. Entrata nelle mura di Soave, passiamo il palazzo di giustizia e raggiungiamo un piccolo cancello che porta al parco Zanella. Abbiamo raggiunto la torre del castello Scaligero, da cui si ha una vista pazzesca su tutti i dintorni di Soave, bellissimo, dai vigneti alle colline, veramente un paesaggio magnifico. Abbiamo trovato questo bellissimo parcheggio a pochi centinaia di metri dal centro con la vista sul castello di Soave. Per chi invece gradisce maggior comodità, appena fuori dalle mura trovate l'area sosta di Soave. Un'area sosta comoda con tutte le comodità, carico e scarico delle acque e la colonnina semplice e comoda per il pagamento della piazzola, 10 euro al giorno per un massimo di 48 ore. Quindi le hai fatte te o ne le hai fatte te? No, le hai fatte te. Io no, chi le ha fatte? Le hai fatte te, ma diciamo che sono quelle dei quattro salti in padella Findus, o facciamo finta che le abbiamo cucinate noi in camper? Vabbè, facciamo finta che le abbiamo cucinate noi e poi diciamo che sono buone quelle dei quattro salti in padella Findus. Ah, ok. Deciso, okay. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ragazzi, allora siamo finalmente tornati in camper, bellissima la gita verso il centro di Soave, bellissima la gita al castello, abbiamo conosciuto Andrea che è la guida che vi spiega tutte le caratteristiche del castello e tutte le vicissitudini storiche del castello,
persona molto simpatica, una guida che non di quelle pallose che vi racconta solo la storia, ma che ci mette anche un po' di umorismo e di sarcasmo nel quello che racconta. E quindi è stata una bella visita. Ripeto, 7 euro l'ingresso è veramente poco, considerando che la guida vi spiega tutto. Adesso siamo tornati in camper, è ora di mangiare. La mia fantastica metà ci ha cucinato delle buonissime tagliatelle ai funghi. Buone. Buone. Vuoi buone, raccontare buone. La ricetta? Sì. Dai, dici come hai cucinato queste... Le ho tolte dal freezer, ho tagliato la busta e le ho messe in padella. La busta dei quattro salti in padella, grazie. Grazie. Buonissimo. Adesso mangiamo e poi vediamo da farsi nel pomeriggio. Ci vediamo dopo. Possiedi un camper o ne stai cercando uno? Stai happy! Affidati agli specialisti di Happy Car, garanzia di qualità e professionalità. Happy Car, via Cesare Battisti 128, Castiglione Olona, Varese. Bene, siamo arrivati a Campo Fontana, è una località dei Monti Lessini nel comune di Selva di Progno in provincia di Verona. È una località molto frequentata soprattutto nel periodo estivo per i numerosi sentieri che partono appunto da questa località e vediamo di scovarne qualcuno da fare domani mattina. Allora adesso facciamo un piccolo giretto nella frazione qui dove c'è la chiesa in cerca di un piccolo alimentari dove magari fare due acquisti. Abbiamo bisogno di qualche affettato e di qualcosa da portarci domani durante l'escursione e niente, facciamo due passi. Che freddo! Bene ragazzi, allora dopo aver fatto merenda in questo bel posto, è diventato buio, tutto buio, abbiamo provato a fare due passi nella zona, ma un po' il vento e un po' soprattutto le basse temperature, ci sono 4 gradi alle 6 e mezza la sera, cioè meno 4 gradi scusate, la sera, abbiamo deciso di spostarci un po' più giù. Avevamo intenzione di andare a fare un giro al Monte Torla, al rifugio Monte Torla domani, ma non siamo preparati, non abbiamo l'abbigliamento adatto per queste temperature e il rifugio tra l'altro il lunedì è chiuso e quindi niente. È troppo freddo. Lo rimanderemo quest'estate. Abbiamo voglia di caldo. Quindi niente, adesso ci spostiamo un po' in giù, ci dirigiamo verso le colline sempre del Vino di Soave e vediamo di trovare uno spot nella zona. Vi aggiorniamo più tardi. Scusi signora Mucca, dove dobbiamo andare per andare ai Lasi? Non ha risposto. Non ha risposto.